che i musei capitano una volta solo nella vita durante i viaggi di nozze. Questa non è mia, è un personaggio di Svevo. E la, naturalmente dava l'immagine del museo quale noi siamo abituati a subirla. Museo stantio, museo polveroso, museo contenitore di storie e di scorie del passato, talvolta più scorie che storie, musei dei quali si capisce poco, con didascalie plumbe, scritte male, piccole. Ecco, all'inizio del mandato, chiamato qui proprio dalla giunta, Alemanno Groppi, è stato proprio il mio primo slogan: facciamo in modo che i musei parlino chiaro. E non è che ci siamo riusciti, perché l'istituzione museo è un'istituzione centenaria, pluricentenaria, ci stiamo riuscendo. Stiamo facendo in modo che i musei siano quello che dovrebbero essere, luoghi di aggregazione. Il museo di per sé è un medium, dovrebbe raccontare. Chi gestisce il museo dovrebbe saper far raccontare gli oggetti. Ecco, il punto di arrivo è per me ancora lontano, perché chi allestisce mostre e musei talvolta, non sempre, lo fa per gli addetti ai lavori, lo fa per i suoi colleghi, lo fa per i giornalisti, lo fa per i critici. La mia esperienza di archeologo prima, ma di uomo dei media parallelamente, mi dice che il nostro primo editore è o dovrebbe essere il pubblico. Così come chi fa una trasmissione radiofonica e televisiva deve pensare a chi ascolta e a chi guarda, e poi anche alla committenza, o quantomeno la committenza dovrebbe dare il senso, dovrebbe dare questo tipo di indicazione. Questo è quello che ci siamo prefissi, però al di là delle considerazioni filosofiche su questa cosa, sulla fruibilità del patrimonio dei musei, ci sono dei dati obiettivi. Umberto Croppi, l'assessore, lo ha detto chiaramente, dice siamo sempre un po' sottotono, però certe cose vanno dette, altrimenti non si sa di chi si parla. La notte dei musei, aprire i musei, ha dato un risultato, diciamo, metafisico. I ragazzi, per radio l'avevo detto, vedrete che saranno i ragazzi, i giovani, sono andati al museo. Sarà nostro compito fare in modo che ci si diverta pure dentro i musei. In che misura? 100.000 persone per strada. Questi sono dati, facciamo decina più, decina meno. L'altra sera, non si offenda i colleghi, anzi io mi ascrivo anche se indegnamente alla lista dei giornalisti, perché non sia nemmeno pubblicista, però ho qualche esperienza, no, in questo campo, credo si sappia, lo dico sommessamente e senza che suoni offesa, però lo devo dire. L'altra sera con Morricone, viene in mente Ennio, Morricone Federico è un amico, si è dato vita, grazie anche all'apporto di Morricone, all'assessore, a queste iniziative private, alla girandola di Castel Sant'Angelo. Allora, lo slogan con il quale abbiamo fatto tutte queste iniziative è qualità per la quantità. Qualità per la quantità, perché non sta visto scritto da nessuna parte che la quantità non sia foriera di qualità. Questo io ho sempre creduto, facendo trasmissioni, facendo libri, ho sempre creduto a questo. Per strada, l'altra sera, alla girandola, noi ci siamo tenuti bassi, dicendo 40.000, 50.000. Sappiamo perfettamente che non erano né 40.000 né 50.000, ma molti di più. Ora io mi chiedo, colleghi, e vi chiedo, perché se ne è parlato poco? Perché? Perché c'era il treno di Viareggio? No, è ieri. Perché siamo impegnati, siamo tutti, mi metto alla scheda dei giornalisti, su altro tipo di notizie più o meno pruriginose? Non fa notizia 100.000 persone per strada a vedere la girandola? Attenzione, la girandola sono fuochi d'artificio. Prima c'è stato uno spettacolo di parole, nel quale indegnamente chi vi sta parlando si è ricordato dell'altra professione, è salito in scena assieme a un attore che si chiama Massimo Vermeulen, grande attore, e ha fatto recitare a Vermeulen, belli,
No, abbiamo letto Adriano, le memorie di Adriano, Castel Sant'Angelo, il mausoleo di Adriano, Animula, Blandula, Vagula. 100.000 persone per strada hanno sentito Animula, Blandula, Vagula, Hospes, Comesque, Corporis in latino. Alla fine c'è stata un'ovazione per i fuochi e per lo spettacolo. E la gente comune, cui i giornali si devono rivolgere, ci avete ridato Roma. Allora io mi chiedo perché, forse il ponte del... Se ne è parlato, non è Federico, non è che non se ne sia parlato, però mi aspettavo francamente da uomo di media, quando vanno per strada decine di migliaia di persone, mi aspetto qualcosa di più, perché per molto meno si riempiono le pagine dei giornali, per molto meno. Allora, diciamo che è stata una disattenzione. E non è stata disattenzione la notte dei musei, perché effettivamente durante la notte dei musei ci sono stati titoli addirittura quasi stupiti. Dice, come? I ragazzi vanno al museo? Ma che pensiamo, che sono cretini? Quindi c'è una forma di, lo dico da dentro, lo dico da persona che lavora nei media, pensiamo veramente che il nostro pubblico sia un pubblico di referenti cretini? No, non è così. Questi sono dati di fatto, quindi al di là delle considerazioni, il museo, svevole, citazioni e così via, 100.000 persone per strada sono un dato di fatto. Se vogliamo fare finta che non esistono, va benissimo, va benissimo, io sono il primo a dire, vabbè, non, abbiamo sbagliato, Mollicone davanti a noi c'era un ponte pieno, c'era l'altro ponte pieno là, gli argini pieni, le canoe ferme in mezzo al Tevere che avevano fatto l'ingorgo, e dietro le spalle non sapevamo a chi parlare. E per uscire ci abbiamo messo un'ora e mezza, però si è parlato d'altro. Non è polemica, è una piccolissima notazione garbata, sommessa, che non vuole suonare polemica. Siccome i dati di fatto sono questi, io partirei da questi discorsi. Con Marcolini e Zetema, la notte dei musei ha portato per strada quello che ho detto, un centinaio di migliaia di persone. I ragazzi sono andati al museo, hanno visto i fori illuminati, la luce è tutela, accendere una luce sul foro, stava là, bastava accendere l'interruttore, in fin dei conti, no? E quindi sono andati a visitare la colonna Traiana e sono accorti che esiste. Ecco, tutto questo secondo me, alla fine, poi siamo tutti di passaggio, io ho imparato questo dalla mia vita privata, questo piccolo segno c'è. A settembre, dopo che si chiuderà questa manifestazione, probabilmente torneremo a riaprire di notte i musei. Marcolini mi dice che il 15 maggio in Francia, Croppi prima diceva l'assessore alla cultura, ecco, in Francia si farà la notte dei musei, la faremo, la rifaremo. Quindi a questo punto da Roma si chiama Parigi, Parigi chiama Roma dicendo non fate, noi ci permettiamo di dire provate a farlo con noi. E, scusate se ci stiamo riuscendo, chiedo scusa, vi ringrazio.